benvenuti su Officina del Pilota. Diamo subito il via a questo video incredibile. Luca, ti sei emozionato? Ho ancora i brividi e le mani che mi tremano. Vedere quel... Non posso spoilerare. Oh, dai, andiamo, va. È ora di fare un bel test drive. Dimmi cosa mi va a dire. San primo. C'hai qualche difettino estetico, qualche graffiettino sul paraurti davanti? Ho visto. Questa qua l'ho comprata così. Abbiamo già chiesto il carattere. Ah, c'è un bozzetto. Che comunque si potrebbe tirare fuori. Su. Questo qua l'ho sistemato io. C'aveva un taglietto quando l'ho comprata, comunque adesso non entra acqua. Ok. Si tira e guida leggermente. La macchina è dritta, va dritta. Okay, non ha questo bocco. Okay. Sì, sono in visione, si muove, pastiglie in treccia. E poi io ti avrei dovuto dare 800, 500. Andiamo a fare il passaggio. Due alla volta. Il passaggio di proprietà è stato fatto. Hai fatto un errore gravissimo, non lo dovevi vendere questa macchina. Questo è uno spettacolo, un capolavoro di macchina. Arrivederci a tutti, noi torniamo a Roma. Quel mazzo lì di fiori che viene dalla montagna. Sta piovendo di brutto, ragazzi. Ero pure un po' sudaticcio, sta doccetta. Poteva andare peggio, no? Poteva piovere, ragazzi. Potevamo guidare con la cappotto chiusa. Poteva splendere il sole, ma alla fine noi siamo contenti così. Auto bagnata, auto fortunata. Che portazza, no? Guarda un po' come finta sto cerchio, questo panino. Oh, dalle guarda la faccia. Guarda la faccia. Di due che hanno fatto 600 km 600 di cabrio con la pioggia. Siamo matti. Matteo, Luca, siete venuti a Verona e non lo sapevamo. Vi avremmo volentieri offerto uno spritz. La prossima volta che venite fatecelo sapere. Ma come facciamo noi a farvelo sapere? Facilissimo, ci sono due profili su Instagram da seguire. Il mio, quello di Officina del Pilota, e quello di Luca Spadano. Così facendo, tramite le nostre storie, rimarrete aggiornati sui nostri spostamenti. Per esempio, la settimana prossima andremo in Umbria per un BMW M4. Chissà che ci venga offerto uno spritz in Umbria. Blasonatissimi profili Instagram su questo canale. YouTube, quartier generale, Instagram, le storie per sapere i nostri spostamenti. Tutto chiaro? Tornando al video, ragazzi, Gianmarco è il nuovo proprietario della Honda S2000. Il 25enne, stra appassionato di questa auto giapponese sin da quando era piccino, non ne aveva mai vista una dal vivo. Commissiona questo lavoro al guru delle JDM, Luca Spadano, che insieme a Matteuccio Torrisi di Officina del Pilota si precipitano a Verona con il treno, comprano per Gianmarco la vettura. La riportiamo a Roma, tira bolli sullo sportello, lavata, test drive. Epico, la macchina è pazzesca. E poi, fine video, consegna delle chiavi e reazione del nuovo proprietario. Mi devo aggrappare, la forza G è devastante. Tra le curve, questo è il suo habitat naturale. Cieca.
l'assetto e le gomme sono micidiali. È bellissima, puoi fare un tacco punta in maniera molto facile. La posizione dei pedali è veramente giapponese, c'è spazio per fare il tacco punta in maniera agevole, spostando il tacco verso destra c'è spazio all'interno dell'abitacolo qui sotto, quindi trovo che sia comodissimo. La cosa che mi è piaciuta di più è il cambio. Vabbè, ma me la fai portare sì o no? Dai, adesso te la do, mi fermo qui alla rotonda. Ma hai fatto guidare solo in autostrada, era tutto dritto. Hai ragione. Però che cambio che ha, lo senti? È una cosa bellissima, micidiale. E poi come inserisce in curva, è diretta, leggera. Mi sono innamorato, Luca. Non di te, eh. Ah, ecco, infatti come l'avevi detto. Piacciono le piace la... La preferisco la sfera femminile. La cara. Fresca insalatina. La fresca insalatina. Non lo so mai gelato. Ho capito, è tutto chiuso. Calcata, ma che ore so? Sono le 7. È chiuso tutto qua, calcata, ma che è successo? Chiediamo alla signora. Scusi signora, c'è una gelateria aperta? Ma qua, manca lì, ma che sei cieco? Qua. Novella, il bar Novella? Ah, ok, bar Novella. Grazie. Bar Novella, fiore di merda, questo è il fiore di merda. Com'è? Ci voleva. Matteo Torrisi, ogni volta che tocca a me becchiamo il trattore, il vecchio con la 600, quello con la, quella con la Vespetta, full gas, stavi full, full gas, gas fino adesso, full gas. Il Ford Mondeo, veramente devo dire. Però non l'abbiamo sfruttato a pieno poi, tra l'altro. Questa crew car. Questa è la crew car. La possiamo wrappare con scritto officina, certo, del pilota? Certo. Dai, mi piace questa idea. Anche perché adesso è un po' di tutti i colori, quindi almeno gli diamo un po' di omogeneità. Giusto. E dietro le quinte di officina del pilota sempre, esatto. E comunque con Simone Nolfi. Esatto, ragazzi. Esatto, a me non mi vedete mai. Lascia sta st'università, vieni a lavorare, bravo, con ma noi. Lasciamo fare tutto, tutto, proprio la vita, lasciamo perdere e ci dedichiamo completamente a officina del pilota. Dai. Che è l'unica cosa che ci piace veramente nella vita, a parte la finestra. Ah, la finestra. Perché comprare una S2000 oggi? Ci risponderà il guru delle JDM, Luca Spadano. Matteo, perché comprare un S2000 oggi? Perché questa è l'ultima vera Honda. Non le hanno più fatte 2000 di cilindrata, il motore F20C, 4 cilindri in linea, trazione posteriore, un VTEC da 9000 giri. C'ho già i brividi. Madonna! Cioè, perché mi fai questa domanda? No, perché comprare un S2000? Perché non perché comprarla? Perché non comprarla? Cosa ti vuoi comprare al posto di un S2000? E senti un po' questa. A quanti giri cambiamo marcia? A 9000! Sei! Madonna, è lunghissima! Non finisce più. Una motocicletta. Sembra una moto, è vero. Sensibilissimo. Come giri un po'? Diretto. È un go-kart. Diretto da perché morire. Perché comprare un S2000?
S2000, perché non comprarla? Perché non comprarla? La prima modifica che faremo col nuovo proprietario sarà uno scarico singolo con uscita a destra. Sai, un bel urla. Cannone. Sai come urla? Diventerà una bomba, perché adesso siamo con lo scarico originale. Tutto questo sound che senti è per lo più proveniente dal motore. Questa macchina andrà a chi va? Un ragazzo che l'ha sognata, voluta, desiderata, sudata fino all'ultimo centesimo. Si è rivolta a noi e l'abbiamo trovata così come la voleva lui, nel suo budget, con le modifiche che voleva lui, perché questa monta un assetto regolabile KV variante 2, cerchi legale a 17, GR5 bellissima, allargamenti posteriori, spoilerino, insomma non è proprio del tutto originale, più tutta quanta la meccanica sotto e tutta quanta su Steven Block, quindi c'ha delle cosine già importanti, sempre dagli andata in onda. Senti come sale qua su. Signori, che acquisto, con meno di 20.000 euro si porta a casa un gioiello della tecnologia giapponese, l'ultima vera Honda, l'ultima, hanno fatto quelle turbo, quelle elettriche, questa, l'NSX, questa è l'essenza della Honda degli anni 90. Gliela siamo andati a prendere fino a Verona. Se volete guardatevi il video precedente, qui in alto a destra trovate il link. Abbiamo fatto tutta la trattativa, siamo riusciti a farci fare un po' di sconto dal venditore, abbiamo controllato che la macchina fosse in ordine, l'abbiamo riportata giù e ovviamente adesso gliela consegniamo. Stiamo per realizzare un altro sogno. Il suo sogno, il sogno di questo ragazzo. È arrivato il momento della consegna. Sembra un po' Maria dei Filippi. Più soddisfazione nel mio lavoro, che è quello di realizzare poi alla fine il sogno di un ragazzo che comunque l'ha sognata, l'ha desiderata, l'ha voluta, ha sudato, ha lavorato. No, non sono troppo emozionato, troppo, non mi vengono parole. Ok, c'è. Thank you.
anche come seduta di guida ti avvolge, mi sento veramente come in una race car quasi. Il sedile è fantastico, non pari praticamente che sto facendo, mi sta strizzando il sedile. Molto più stretto quello del navigatore e quello del passeggero, questo è molto sì, più comodo. Sì, questo se l'hanno gonfiato come le Nike Pump di Michael Chang, come si chiamava il tennista?